Gianni Marino inaugura il point di Fratelli d'Italia, che dà il là, diciamo, anche se il là è stato dato più volte, alla campagna elettorale per le amministrative di Sanremo. Beh, diciamo che oggi è là alla fase finale della campagna elettorale, tra poco entreremo nel periodo della par condicio, quindi era importante avere un point di Fratelli d'Italia a sostegno della nostra lista, a sostegno di Gianni Rolando sindaco e naturalmente a sostegno dei nostri candidati alle europee, Carlo Fidanza e Stefano Baleari. È l'occasione per oggi per averli riuniti insieme ai nostri candidati, per farli conoscere a chi non li conosceva personalmente, anche per fare un ragionamento su quello che è successo in questa settimana con questa ulteriore uscita di dati di sondaggio elettorale che ristabilisce un po' di verità rispetto al sondaggio precedente, e anche per dire che questa città ha bisogno di discontinuità rispetto al passato, dove negli ultimi 20 anni il centro-centrosinistra civico ha governato per 15, per dare l'idea, e non sicuramente negli ultimi 10, e quindi per dare l'idea al centrodestra e al nostro candidato sindaco di quanto sia importante votare Gianni Rolando, votare Fratelli d'Italia a queste elezioni. Lei nel corso della presentazione dell'inaugurazione del Point ha in pratica confermato quanto anticipato questa mattina dal nostro giornale, ovvero che c'è un sondaggio che recita Gianni Rolando al 47%, con un 4% in più rispetto a 2 mesi fa. Ci può dire qualcosa in più di questo sondaggio? Ma il sondaggio da Gianni Rolando e la coalizione al 47,9%, e quindi con un grande vantaggio rispetto al secondo classificato. Insomma, per noi non importa chi è secondo, per noi l'importante è essere vicini alla soglia del 50% e quindi alla vittoria del primo turno. Così come in questo sondaggio è molto alto il sentiment degli elettori, cioè la domanda chi secondo te vincerà, che è ancora più importante di chi voterai, perché magari anche chi vota per un nostro avversario pensa però che poi alla fine vinceremo noi. Questo è un altro dato importantissimo, e all'interno di questo sondaggio c'è anche una domanda sulle europee. Fratelli d'Italia si conferma come nel sondaggio precedente al 32%. Nuovo point per Fratelli d'Italia, si parla di elezioni amministrative con Gianni Rolando, ma anche di europee, e c'è Carlo Fidanza, europarlamentare, che si ricandida alle prossime elezioni. Beh sì, un doppio appuntamento fondamentale per cambiare la storia di Sanremo. Fratelli d'Italia ha fortemente voluto la candidatura di Gianni Rolando, la nostra squadra è pronta a supportarlo fino all'ultimo minuto dell'ultimo giorno, e nello stesso momento si potrà davvero cogliere l'occasione per cambiare le politiche europee, dare una grande forza a Giorgia Meloni, che sta facendo un lavoro straordinario in Europa e a livello internazionale, ma che ha bisogno di una maggioranza di centrodestra con Fratelli d'Italia forte anche al Parlamento europeo. In questi anni non è stato così, siamo stati all'opposizione di maggioranze variabili, spesso tendenti a sinistra. C'è bisogno di portare il modello Meloni anche in Europa, per portare razionalità e buon senso nelle politiche europee, avere un'Europa più amica dell'Italia per governare meglio l'Italia con Giorgia Meloni. Lei ha parlato di filiera politica, dai consigli comunali per arrivare all'Europa. Quanto è importante secondo lei? È fondamentale, è davvero il valore aggiunto tra chi è il candidato di una coalizione che ha i partiti nazionali come fulcro, Fratelli d'Italia in particolar modo, naturalmente mi riferisco a Gianni Rolando, e invece esperienze civiche che sono scollegate dai livelli superiori di governo. Oggi parlare la stessa lingua da un comune importante come Sanremo, al livello regionale, al governo nazionale, fino in Europa, è fondamentale per realizzare i progetti che servono davvero ai cittadini. Ecco, noi con Gianni Rolando e con la filiera di Fratelli d'Italia offriamo questa prospettiva a Sanremo, al territorio, ed è una prospettiva vincente perché abbiamo persone di qualità che sanno affrontare i problemi dei cittadini. Quali sono le sfide principali che ci attendono in Europa? Guarda, innanzitutto dobbiamo riportare pragmatismo nella transizione verde. Abbiamo avuto un approccio troppo ideologico ai temi dell'ambiente e della sostenibilità, che hanno colpito in maniera sistematica tutto ciò che è produzione. Hanno colpito l'agricoltura, la manifattura, l'industria, la pesca. Tutto ciò deve ritornare al centro. Difendiamo l'ambiente sì, ma con l'uomo dentro, con le nostre attività dentro. Questa è la cosa più importante. Poi naturalmente continuare sulla strada tracciata da Giorgia Meloni sul tema dell'immigrazione, continuando a fare accordi con i paesi africani per frenare le partenze, difendere i Made in Italy e le nostre eccellenze, e anche, permettetemelo, difendere la cultura e la civiltà europea e non lasciarla decadere in nome del politicamente corretto, che troppo spesso purtroppo causa molti danni e ci fa rinnegare quello che siamo. Invece dobbiamo essere orgogliosi di millenni di storia e di civiltà europea.
Manca poco alle europee, siamo pronti? Allora, manca poco, ma in realtà manca ancora un sacco di tempo. È una campagna elettorale straordinaria, faticosissima, perché bisogna dire la verità. Abbiamo un territorio immenso, Liguria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta. Però io sono onorato di essere candidato per Giorgia Meloni per portare le istanze del mio territorio in quelle di Bruxelles. È qualche cosa che mi ha veramente dato nuova linfa vitale, mi ha dato una grande energia e sono convinto che potremmo fare la differenza, anche perché quest'anno, lo dico senza tema di smentita, se vogliamo un candidato europeo che diventi un eurodeputato europeo della Liguria, bisogna votare Baleari, perché per una questione numerica sono l'unico che con un partito così forte può pensare di uscire, perché in un contesto così ampio come quello che abbiamo ci sarà spazio nel nostro partito per i lombardi, per i piemontesi, ma un posto anche per un ligure, e pertanto potrebbe essere veramente una innovazione importante quello di avere una rappresentanza del territorio a servizio del territorio e ovviamente del paese. Ecco, una piccola anticipazione su quella che potrebbero essere le voci che è necessario portare in Europa, quali sono le prime istanze? Allora mi viene in mente, essendo qua a Sanremo, tutto il discorso dell'agricoltura, il florovivaismo, che è un tema che assolutamente bisogna evidenziare. Giusto perché siamo qua, dico quello che sono le difficoltà a muoversi nella nostra regione, ma in tutto il nostro paese, per cercare di capire che cosa si possa fare effettivamente per migliorare. Poi siamo una regione in cui il porto è veramente fondamentale, parlo del sistema portuale che non riguarda direttamente Sanremo ma riguarda comunque Genova, Spezia e Vado. Su questo qua dovremo cercare di impegnarci ulteriormente proprio per avere la possibilità di cambiare i mezzi e di poter sostenere il trasporto delle merci nella nostra regione.